Ottava settimana. Tempo ordinario. Anno pari. Martedì. Pietro, San Pietro, ci vuole parlare con la sua lettera e ricorda come tutti i profeti hanno indagato, hanno scrutato intorno a quella grazia che è stata destinata a noi. Volevano sapere per quel momento, quelle circostanze, per cui lo Spirito di Cristo presente in loro già indicava le sofferenze di Gesù, la gloria di Gesù. I profeti erano servitori per noi. Oggi ci è stato dato il Vangelo nel medesimo Spirito, lo Spirito Santo, che abbiamo ricevuto dal cielo. Pensate, perfino gli angeli, dice Pietro, desiderano fissare lo sguardo su questi misteri. Sono meravigliati di tutto quello che Dio ci ha dato attraverso il suo Figlio. Ecco l'esortazione: cingete i fianchi della vostra mente, impegnatevi in una vita sobria, attendendo quella speranza, quella grazia che è per noi quando Gesù Cristo si manifesterà pienamente nella gloria. Conclude San Pietro: siate obbedienti come figli, non ritornate indietro quando eravate nell'ignoranza di tutte queste cose. Dio, il Santo, vi ha chiamato alla santità. Siate santi, ci dice Dio stesso, perché io sono santo. È una sintesi meravigliosa della vita cristiana. Pietro, vicario di Cristo. Sono cose che soltanto i piccoli possono comprendere. Ci fa pregare così la Chiesa, ricordando il brano di San Matteo, dove Gesù prega il Padre e lo loda: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. Quando siamo nel Vangelo di Marco, quel giovane ricco se ne fu andato. Pietro vuole fare una domanda a Gesù, sotto forma di un inizio di discorso. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù risponde, e risponde da Dio, è un giuramento divino. In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato tutto, casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli, campi, per causa mia, per il Vangelo, che non riceva già nel tempo 100 volte tanto. Oh, la vocazione, le vocazioni per amore, amore di Gesù. Il passaggio però obbligatorio sarà sempre quello della croce, insieme a persecuzione, la prova. Gesù promette qualcosa di grande, la vita eterna. Maria è già arrivata, è la prima in assoluto. Ora ci attende al traguardo di questo amore infinito.